Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questa sera, perché questa sera sono le 10:30, un orario un po' tardo, perché oggi vi mostro il mio spuntino pre-nanna, importantissimo per me, che faccio ogni giorno prima di andare a dormire. E ora vi mostro tutto quello che metto insieme, così anche per voi magari potete prendere spunto. Allora, come vedete, ho già tutto preparato. C'è yogurt greco, primo ingrediente, 0%. Abbiamo un po' di frutta, qua in questo caso ho i mirtilli. Ho della farina d'avena, della Prozis, buonissima perché gusto vaniglia. È pazzesca. Ho il burro d'arachidi, sempre Prozis. Ho la creatina, anche questa ovviamente Prozis. E poi c'ho un po' di cioccolato zero. Bene, adesso vi mostro bene tutti i passaggi per rendere il vostro spuntino pre-nanna buonissimo. E ovviamente è ipercalorico, perché una persona come me che si allena tanto e peso comunque 94 kg, consumo un sacco di calorie ogni giorno, mi aiuta a raggiungere le calorie che devo raggiungere appunto nella giornata. E vediamo tutto. Allora, quindi prendiamo la tazza, la mettiamo sulla bilancia e andiamo a tararla, che sia 0 grammi. Perfetto, ora partiamo dallo yogurt greco. Adesso farò tutto con una mano, quindi spero di non far casino. Anzi, cambio di mano. E andiamo a mettere circa 200 grammi di yogurt greco. Qua non si vede niente, ecco, ora si vede meglio. Poi dipende molto da quanta fame ho, perché comunque vado un po' a sentimento, cerco di ascoltare sempre molto il mio corpo, perché se comunque ho mangiato magari un po' di più durante la giornata e le calorie già sono alte, è inutile che mi sfondo e magari vado a dormire con la pancia troppo piena, quindi mi regolo in base anche alle mie sensazioni. Bene, in questo caso oggi metterò solamente 150 grammi di yogurt, e che adesso vanno mischiati con la farina d'avena, gusto vaniglia, pazzesca. Ok, riazzeriamo il tutto e vado a iniziare a metterla tutto insieme. Qua non esagero, vado su circa 50 grammi, mi bastano sicuramente per oggi. E ora tutto questo lo andiamo a mescolare con un po' di acqua, così da renderlo tutto più come un budino, come una crema. Adesso vi faccio vedere. Da qua iniziamo a girarlo piano piano. Ecco, si inizia a girare e prende sempre più la forma di una crema, la sembianza di una crema. Però sta diventando appunto una bella crema. Bene, perfetto. Ora, yogurt greco e farina d'avena ci sono. Se durante la giornata mi dimentico di assumere creatina, l'aggiungo al mio pastone. Quindi prendo i miei scoop, circa 4 grammi, li inserisco nella poltiglia, mescolo, cerco di mescolare bene così da non avere grumi e non avere quella sensazione di zucchero quando si mastica. E dopodiché non si sente, perché senza gusto la creatina, e riesco ad assumerla senza dover mescolare più di mezzo litro di acqua prima di andare a dormire. Ok, adesso inizio ad aggiungere il burro d'arachidi, quindi semplicemente va aperto, posizioniamo la tazza di nuovo sulla bilancia e adesso andiamo, sinceramente di solito lo faccio a occhio, però oggi lo pesiamo così da non esagerare. Comunque oggi ho mangiato tanto, sicuramente non andrò a mettere quantità industriali di burro d'arachidi. Tac, iniziamo a metterlo un po' in giro, così da metterlo un po' in tutta la tazza. Oggi metterò una ventina di grammi di burro d'arachidi.
non è tantissimo, ma è giusto per oggi. Aggiungo, poi abbiamo ancora un po' sul cucchiaino che mi mangio ora, quindi basta così. Siamo arrivati quasi all'ultima fase. Adesso spezzerò un po' di cioccolata zero. Non è nulla di complicato, però mi andava di mostrarvi questo video. Ora, per concludere la ricetta segreta, spezzetto un po' di cioccolata, aggiungo i mirtilli e il gioco è fatto. Eccola qua. Questa va assolutamente fatta a sentimento, non si pesa. Tac. Ok, ho sminuzzato un po' tutta la cioccolata, adesso la butto qui e ci aggiungo quelli. Vediamo di non fare un disastro, farò un disastro, sì. Ma pensavo peggio. Ok, mirtilli, anche questi vanno messi a sentimento. E voilà! Guardate qua, una bellissima ricetta pre-nanna. Ovviamente, come ho già detto, la faccio perché devo raggiungere tot calorie nella giornata, che io sto sulle 4000 calorie o poco più, e questo mi aiuta a raggiungerle. Quindi spero vi sia piaciuto il video. È molto semplice, giusto mi andava di mostrarvi cosa mangiavo prima di andare a dormire. Lo faccio veramente ogni sera ormai da parecchio tempo, potrei dire anni. E sarà questo il mio segreto per la forza sui pesi? Non lo so, però lo faccio da qualche anno, negli ultimi anni sono diventato forte, quindi potrebbe essere, quindi vi consiglio di provarlo. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, commentate qua sotto se volete qualche altra ricetta segreta e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao ragazzi!